L'azienda nasce molto prima di me, dall'idea di mio padre e dei suoi fratelli di poter costruire qualcosa. Quando ho iniziato era un caparoncino di 300 metri e adesso è di 30.000. C'è la possibilità di vedere un sacco di proposte e di toccarle con mano, di scegliere i mobili dal vivo. Abbiamo tantissimi brand e questo è una fortuna, un vantaggio per i nostri clienti e un grosso lavoro viceversa per noi. Non è vero che la grossa quantità debba voler dire mancanza di qualità. Noi continuiamo a rinnovare tutti i giorni, rivoluzionare gli stand, gli spazi, i prodotti. Quello che cerchiamo di fare è rimanere concentrati sulle esigenze dei nostri clienti. A noi lo curiamo veramente tanto il cliente, vari problemi li andiamo a risolvere. Abbiamo un servizio di assistenza cliente che lo seguiamo dall'acquisto alla post vendita. La nostra priorità è il cliente, perciò ogni giorno c'è una sfida nuova, tante sfide nuove. Risolvere il problema senza farlo pesare alla clientela. Li ascolto molto perché sono convinta che più che delle richieste a volte vogliono essere ascoltate e vogliono, diciamo, raccontare loro. Forse i mobili poi vengono anche dopo. Noi arrediamo la casa alle persone e sarà la casa che noi vediamo 1, 2, 3 mesi, ma che il cliente vivrà per il resto della vita. Lasciamo un segno. Arredare una bella casa vuol dire vivere bene. Prima di progettare degli arredi è capire e conoscere le persone che ci troviamo davanti e interpretare il loro stile di vita, le loro esigenze anche in un arredo di casa. Il nostro lavoro è questo.